Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video andremo a costruire passo dopo passo un bromografo con timer programmabile gestito da Arduino. Per chi non fosse ancora a conoscenza, il bromografo è uno strumento utilizzato per realizzare circuiti stampati anche di modesta complessità, con la tecnica della fotoincisione. In questo tutorial ci concentreremo solo sulla costruzione di questo macchinario e non su come si realizzano circuiti stampati. Quell'aspetto lo affronteremo più avanti. Se prestate attenzione a tutti i passaggi e se acquisterete materiale consigliato, potete anche voi costruire questo spettacolare strumento. In aggiunta, rispetto a quelli già proposti da altri utenti youtubers, ad accompagnarci in questa missione ci sarà Arduino e alcuni moduletti dedicati alla temporizzazione countdown con editor temporali e memorizzazione dei valori impostati. In pratica basterà stampare su acetato trasparente un circuito elettronico e utilizzare delle basette con fotoresist e pellicola di protezione. La luce emessa dai tubi al neon andranno ad impressionare la pellicola esposta e non protetta dalle piste. Ma andiamo adesso a vedere la costruzione passo dopo passo di questo bromografo fai da te. Buona visione! Quello che state vedendo è semplicemente un vecchio scanner svuotato di tutti gli elementi al suo interno, perché a noi servirà solamente il contenitore di plastica. Questi sono quattro tubi UV da 8 watt cada uno, o luce di Wood, che emettono radiazioni elettromagnetiche prevalentemente nella gamma degli ultravioletti. Adesso dobbiamo procurarci i morsetti portalampade G13 per il neon T8. Questa è una piastra ricavata da un materiale plastico con due lamine di alluminio e sarà la base di appoggio per contenere i morsetti portalampade. Prendete bene le misure per avere una disposizione ordinata dei tubi al neon. Basta semplicemente ricavare quattro linee parallele equidistanti utilizzando una squadra combattente in riferimento alle misure ricavate. Facciamo una verifica prima di procedere all'installazione di tutti gli 8 morsetti per valutare che la lunghezza sia corretta. Attraverso il calibro o metro ricavate la distanza tra sponda e centroforo, perché dobbiamo realizzare 8 fori per fissare tutti i morsetti. Tracciate la misura ricavata anche direttamente con il calibro stesso. Adesso attraverso un trapano procediamo a realizzare i fori del diametro leggermente più grande del perno che dovrà passare attraverso. Io ho bucato con una punta da 3,5 per un perno M3. I fori sono stati realizzati, adesso tramite uno speciale utensile procediamo con la svasatura in modo che la testa del perno vada scomparsa. In relazione al tipo di materiale, fate attenzione a non effettuare una svasatura passante. Il PVC o laminato sono molto morbidi, quindi moderate la pressione della foratura. Per fare un lavoro stabile e sicuro, mettete i dadi autobloccanti con relativa rondella. Aiutatevi con una chiave per tenere fermo il dado autobloccante e tramite l'ausilio di una chiave a brugola stringete il perno. Adesso non ci resta che procedere con i restanti 7, quindi procuratevi 8 perni M3 testa svasata, 8 rondelle e 8 dadi autobloccanti. Realizziamo anche l'altro lato ed ecco la piastra completa di tutti e 8 i morsetti. Non ci resta che procedere con l'inserimento dei 4 tubi UV. Cercate di fare attenzione perché sono delicati e costosi. Una volta inseriti negli appositi morsetti portalampada, basta effettuare un quarto di giro per il blocco permanente e per la connessione. Ecco il lavoro finito. Prima di procedere allo schema elettrico facciamo una verifica che il tutto sia perfettamente dentro al nostro contenitore scanner. Perfetto, fino a qua nessun problema.
Per avere un migliore risultato consiglio di acquistare del vetro plastificato, facile da tagliare anche con un taglierino. Lo specchio servirà a riflettere la luce UV per avere una maggiore resa e per convogliare meglio la luce all'interno. Per applicare questo speciale specchio basta utilizzare del semplice nastro biadesivo. Mettete 3 strisce, 2 laterali e una centrale sono più che sufficienti. Rimuovete la pellicola protecce adesivo e applicate lo specchio alla piastra bianca. Ho preferito usare una larghezza maggiore per cercare di ottimizzare meglio la luce riflessa. Usate le mani per far aderire meglio l'adesivo e questo sarà il risultato. Adesso passiamo allo schema elettrico, dedicato al collegamento di cavi elettrici sui morsetti dei tubi a neon. Gli schemi sono molto semplici e non hanno bisogno di spiegazione, quindi vi lascio alle immagini e ci sentiremo dopo per completare l'assemblaggio di questo bromografo. Buona continuazione! Fine! I morsetti dei neon sono stati tutti collegati in modo corretto e preciso, quindi possiamo fissare la nostra piastra porta neon ormai completata dentro lo scafando dello scanner e utilizzare della colla a caldo come incollante rapido. Questo è il momento di cominciare ad inserire gli elementi all'interno del contenitore, cominciando dai reattori elettronici. Troviamo un posto adatto a loro, possibilmente al lato del contenitore e colla a caldo per il fissaggio rapido, se non volete perdere troppo tempo con bulloneria varia. Passiamo adesso al moduletto relè con morsettiera, che servirà per disalimentare i reattori elettronici al raggiungimento del tempo impostato. Anche in questo caso colla a caldo per il fissaggio permanente al contenitore. Ecco l'alimentatore 6 volt che servirà per alimentare Arduino Nano e tutti gli elementi ad esso connessi. Questo è Arduino Nano e sarà il nostro temporizzatore programmabile. Fissiamolo vicino alla parete perché dobbiamo forare il case per una facile connessione USB diretta, onde evitare di aprire il contenitore ogni qualvolta vogliamo modificare il sorgente all'interno del microcontrollore. Adesso è arrivato il momento di inserire il cavo di alimentazione, che possiamo prelevare da una qualsiasi apparecchiatura elettrica non più funzionante. Procuriamoci anche un pressaguaina per bloccare il cavo al case in modo stabile e sicuro, onde evitare che il cavo possa sfilarsi. Inseriamo anche un morsetto mammut a 2 vie per collegare la fase e neutro del cavo di alimentazione. Adesso possiamo effettuare la connessione sul morsetto, che ci permetterà di prelevare la tensione con più facilità grazie al morsetto inserito. Comunque, possiamo anche evitare di commentare tutto il collegamento. Ho fatto in modo che sia accompagnato dal relativo schema e nel mio sito labdomotic.com e nell'apposita sezione potete trovare tutto, dai componenti utilizzati ai relativi schemi elettrici.
Adesso è arrivato il momento di posizionare il display, l'encoder e il pulsante di start nella parte frontale. Come vedete ho già inserito e saldato il modulo I4C sul display per avere una comunicazione seriale attraverso due soli cavi. Tracciate il perimetro della cornice e, attraverso un taglierino, tagliate in modo perimetrale da rimuovere la parte centrale. Una volta rimossa, rifilate bene i contorni perché sarà la finestra del display. Facciamo una prova di inserimento. Perfetto, la finestra per il display è stata creata. Adesso dobbiamo realizzare i fori per il fissaggio dell'encoder e del pulsante di start. Realizzato il foro, inseriamo il pulsante e passiamo successivamente a quello dell'encoder. Adesso dobbiamo isolare il vetro con del nastro carta perché procederemo alla verniciatura del case. Adesso il case è pronto per la verniciatura. Quella che vedete è una bomboletta di nero opaco che useremo per colorare il contenitore. Durante la verniciatura fate attenzione alle colature, passate più volte nello stesso punto a distanza di tempo, in modo che la verniciatura possa tirare bene. Adesso che il case è stato verniciato, lasciatelo asciugare per almeno un'oretta prima di essere lavorato. Intanto passiamo alla lavorazione del coperchio. Ho utilizzato della spugna abrasiva per portare a lucido la plastica senza necessariamente verniciare. Questa speciale spugna darà nuova vita alla plastica ormai ingiallita col tempo. Prendiamo il contenitore ormai asciutto perché andremo successivamente ad inserire tre elementi. Ma prima rimuoviamo il nastro carta utilizzato come protettivo durante la verniciatura. Iniziamo con l'inserimento del display, occhio all'orientamento. Passiamo al pulsante di start ed infine all'encoder per la selezione dei tempi. Mettiamo anche un pomello per avere una migliore ergonomicità e come nota estetica finale. Come avete visto, mi sono già preparato i cavetti di interconnessione tra Arduino e moduli. Fate la stessa cosa anche voi per velocizzare il tutto. Quello che vedete è un cicalino o buzzer elettronico che useremo come avvisatore acustico di fine tempo. Saldiamo anche i cavi del pulsante che porteremo successivamente ad Arduino Nano.
Adesso è il momento di incollare il buzzer, display e i cavetti di interconnessione. Facciamo passare tutti i cavi nel lato che terrete opportuno e suggerisco il fissaggio con colla a caldo in modo che i cavi stessi non si muovano durante la chiusura. Adesso che tutti i cavi sono stati passati, possiamo affrontare il collegamento degli stessi su Arduino Nano. Attenetevi allo schema elettrico che vi assisterà passo dopo passo verso il completamento di tutta la parte circuitale. Abbiamo completato tutti i collegamenti, cercate di ottimizzare il cablaggio perché è molto importante, anche se lo spazio è molto ristretto. Non ci resta che richiudere il case facendo attenzione che tutti i cavi siano all'interno e procediamo con la scrittura del firmware su Arduino Nano. Selezionati dai dispositivi hardware dell'IDE Arduino Nano e ricordatevi di importare la libreria relativa al protocollo I4C, altrimenti lo sketch non potrà essere compilato. Colleghiamo il bromografo alla rete elettrica per verificare che tutto funzioni correttamente. Siamo giunti alla fine anche di questo video. Se non avete capito a cosa serve il bromografo, vi suggerisco di visitare sul mio sito una pagina appositamente creata per dare maggiori informazioni riguardo a questo strumento. Mi raccomando, pollice in su se vi è piaciuto questo video tutorial, iscrivetevi al canale se volete restare aggiornati sui prossimi video e soprattutto commentate per qualsiasi chiarimento o informazione. Ci sono altri nuovi video in uscita, uno dei quali sarà molto divertente e tecnologico. Un grosso abbraccio e buona continuazione!